gioioscino rampante. Normale, no? Comunque, bentornati a Paper Mario, il portale millenario. L'ultima volta siamo passati in Serie A, finalmente. Abbiamo battuto Los Hermanos grazie al nostro nuovo compagno e neonato Yoshi Wrestler The Boss. Il Yoshi rosso. E beh, siamo in Serie A, questo è il nostro nuovo spogliatoio. E Falcomen è venuto a farci una visita e abbiamo appurato che a quanto pare la gemma stella sulla sua cintura non è autentica. E un misterioso Mr. X ci ha scritto un'email dicendoci che dobbiamo ascoltare quello che ci dice. Giusto? Se vuoi la gemma stella, d'ora in poi ti conviene seguire le mie indicazioni. Non si sa ancora bene se è un amico o un nemico, Mr. X. Sembra sapere della gemma stella anche lui, quindi beh, potete fare ipotesi se volete, se non avete giocato ancora al gioco. Qui c'è un bagno! Occupato! Ok. Magari facciamo la conoscenza con i nostri compagni di serie A, anche se non sono cordiali quanto quelli di serie B, perché nessuno ci ha salutato qui, siamo arrivati. Questo è Martel Koopa, no? Mi dà fastidio che anche tu hai il martello! Io voglio sentirmi unico! Oh, questo sono io. Mi dà fastidio, voglio essere unico. Sei forte, ma se non sale in classifica la cintura puoi continuare a sognarla. Non sono proprio amichevoli tu. Un giorno sarò io il campione! Proprio così! Sarò un campione leggendario come Rematch! Ok. Sai cos'è la lotta libera? Afferrare chi hai di fronte e sconfiggerlo a sangue freddo. Questo è un Koopa armato con gli occhi rossi. È quello che. È anche il tizio che ha battuto. Che abbiamo visto sconfitto da Falcomen nel primo scontro che abbiamo visto. Volevo guardare la classifica. Sì, i succhi a sangue di. I succhi a sangue di Swoopistrix. Non sono riusciti ancora a battere i Goomba Brothers. Non l'avevo mai notato. Vabbè, più che continuare, la nostra avventura. Cercare di battere Falcomen. Anche se a quanto pare la cintura non è più vera. Bisogna comunque fare i match per far avanzare la storia, quindi. Bene, vediamo. Prossimi chi sono. Le condizioni diventeranno più dure in Serie A. In teoria dovrebbero. Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere. Questa volta incontrerai al nono posto in classifica i Bombing Stones. La condizione per vincere il match è salutare almeno 3 volte il pubblico. E i lottatori professionisti devono saper intrattenere gli spettatori, chiaro? Buona fortuna, Roccia. Ok, Bombing Stones, mi ricordo chi sono. Posso anche tenere The Boss, non importa, non fa differenza. È un po' peccato perché non c'è più la musica allegra negli spogliatoi. Sul ring c'è ancora, vedrete? Anche se è quasi tempo che. Di avere il mio tema musicale personale, però. Non è male l'intro che fanno, però. Vorrei qualcosa di più mio, no? Ed ora il match fra il giustiziere degli inferi, Great Gonzales, e il duetto di folli, Bombing Stones. Gonzales, sta tranquillo, quando sei con me nessuno può fermarci. Vi ridurremo in un colabrodo. Sono delle palle spine che abbiamo già incontrato a Rocca Selvaggia. Sono tali e quali a prima. Adesso salutare 3 volte il pubblico. Tanto vale farlo subito. Non ho nessun compagno per fare dei danni alle palle spine, quindi. Anche Mini Yoshi non credo che possa. Perché se si avvicina lo pungono con le spine, quindi. Ok. Dovremmo farlo alla vecchia maniera col contrattacco. O con Astromoto, volendo anche. Potrei usare Astromoto. Difesa. Tu usa l'ultimo applauso. Yeah! Oh man. Oh, questo. Questo non ha proprio lavorato bene per me. Ma usiamo un astromoto per finire in fretta, dai. Non devo farlo neanche così perfetto, quindi. Vai! E un, due. Voilà! Bye bye, palle spine. No problem. E devo ancora capire come hanno fatto. Come. Anche vedendo i match. Vedrete i match di questo girone. Ed è difficile capire come siano riusciti a battere Los Hermanos. Che ti avevo detto? È stata una passeggiata.
Nice. Ecco la sua ricompensa. Grazie dei soldi. 11 monete. E sono al nono posto. Bye bye, Fanfungen. Nice. Facciamoci una dormita e poi continuiamo subito. Il prima possibile, I guess. Visto che non c'è alcuno scopo nel continuare. A parte, beh, cercare di essere i campioni, immagino. Per la cintura. Gli aculei posseduti. La condizione è non far mai attaccare i miei compagni. Oh, questo può essere problematica. Anche se... non ridà energia a stella, vero? Non farli mai attaccare, però... Ok, devo rischiare una cosa. Vabbè, vedrò. Si scoprirà, immagino, se conta o no come un attacco. Let's go! Questi sono gli aculei posseduti e quella Nella che abbiamo visto nel nostro spogliatoio. Grey Gonzales e i demoni spinati, gli aculei posseduti. Gonzales, sta tranquillo, bla 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 bla. Dai, Gonzales, vieni a sentire quanto pungiamo! Battiamo il gong! Ok, i compagni non possono attaccare. Visto che sono nemici nuovi, tra l'altro unici, perché... Fuck you. Perché non si trovano da nessun'altra parte nel gioco. Se non sbaglio, magari mi sbaglio, eh. Devo, voglio analizzarli con Gumbella. Spero che non conti come un attacco, tutto qua. Visto che non sto infliggendo danni. È una punginella rossa! È della famiglia delle tartarughe, forte in difesa. I suoi PV massimi sono 5, la potenza è 3, la difesa è 4. Che corazza! È insensibile al fuoco e alle esplosioni. Se la rovesci non può più difendersi, ma con quella spina, come si fa a rovesciarla? Un buon modo per rovesciarla sarebbe astro... non astromoto, ma... il sisma attacco col martello. Purtroppo non ce l'ho equipaggiato, quindi... sì, dovrò applaudire finché ho due energie stella. E potrò potrei anche farlo così, ma è un po' lenta la cosa, sconfiggerli uno per volta. Io spero che questo non conti come usare il compagno, perché... riusciamo a... accumularne abbastanza sto turno? Ok, perfetto. Astromoto, baby! Vabbè, non l'ho fatto perfetto, ma non importa. Ho anche realizzato che è geniale come il fatto che siamo su un palcoscenico e che quindi implica che le battaglie siano una sorta di farsa. E questo è il wrestling, che è una farsa. E sono come coincidenti le cose. Visitore Greg Gonzales! È stato un gioco da ragazzi! Beh, lo scopriremo se mi fanno ancora affrontare sti tizi. Se contava oppure no la vittoria. Rispettare la condizione, cioè, non la vittoria. Non salito di posto, ma... Arrivederci! Bene. Oh! Un'altra email di... Questa è la suoneria di Mr. X? Mario, un'altra email! Chi sarà stavolta? Va al bar in piazza, Mr. X. Ancora Mr. X? Va al bar in piazza. Ma chi è questo Mr. X? Non lo so, Gumbella, ma non mi piace per niente. E si chiama Mr. X, quindi deve essere una persona con molta poca fantasia. Non dai tempi del cazzotto di Zerbante avevamo una cosa inventata da cotanta mancanza di fantasia. Bene, andiamo al bar in piazza, immagino. Ha detto che ci condurrà la gemma stella, io non ho niente da perdere. Vedete che i poster sono cambiati? E in qualche modo hanno ottenuto questa posa da Mario? O sarà un fotomontaggio, credo? È Mario avvolto da fiamme o fumo viola? È il mio poster. È figo, dai. Ok, andiamo al bar in piazza. Ci siamo già stati per vedere la tipa prima? Let's go, Yoshi boy. E là, la tipa non c'è più. Tu ci sei ancora. Ehi, mastro. Lui è mastro. Come si chiama?
Mastro Piso. Mi sembra che avevo già il dubbio una volta scorsa. Salve. Salve, Gonzales, ti aspettavo. Davanti al bar ho trovato una lettera e un oggetto. Sulla lettera c'era scritto: consegna questo oggetto a Gonzales. Tieni, eccolo qui. Bam! E così dal nulla il super martello! Fuck! Qualcosa andò storto! Oh no! Mi sento il microfono dalla TV! Ok, continuiamo. Ciao, sono Toadette! Sono felice di rivederti! Congratulazioni, hai ottenuto il super martello! Il potere d'attacco del martello è aumentato ulteriormente! Adesso potrai utilizzarlo per realizzare anche una nuova tecnica! Proviamo a fare qualche esercizio? Tieni premuto GP, gira il coso e ti torci su te stesso! Poi rilascia B per eseguire il rullo di martello! Mi raccomando di girare bene prima di rilasciare B! Ok, il rullo di martello, carina come idea! Si attorciglia la carta e BAM! Molto bene, sei bravissimo! Vuoi farlo di nuovo? Va bene così. Ricevuto, buona fortuna allora! E ora, Con rullo di martello puoi anche rompere i blocchi grandi come questo! Ah, un'altra cosa! Puoi usare un rullo di martello anche in battaglia, provaci! A presto e buona avventura! Oh già, avevo detto che avrei cambiato la voce di Toadette, vero? Sarà per la prossima volta. Oh, che croce, questo dovrebbe essere l'ultimo modello di Marteless 2004! Accidenti, è un'opera d'arte! Guarda che impugnatura raffinata e maneggevole! È un pezzo di legno! Un martello adatto a un vero condottiero! Sarà stato certamente il regalo di un tuo fan! Sì, ma perché l'ha lasciato nel mio bar? Non poteva consegnartelo direttamente? Ehi, i fan sono timidi di solito! Gonzales, un'altra email! Oh, shit! Rompi il muro nello spogliatoio di serie B, Mr. X. Rompi il muro nello spogliatoio di serie B? E cosa ci sarà mai? Beh, ve lo ricordate, no? Era un blocco giallo gigante. Allora possiamo fare questo! È parecchio utile, parecchio originale e lo vedrete in azione in battaglia. Ma ora continuiamo a seguire le informazioni di Mr. X perché... sembra sapere qualcosa che noi non sappiamo. Beh, più di qualcosa. Squitty... aspetta, Squitty? L'avevo già vista all'entrata, vero? Ok, bye Squitty. Spogliatoio di serie B, ma non mi lasciavano più entrare? Ora sono in serie A. Oh, quella porta chiusa. E quindi mi sta dicendo che qualcuno è entrato qui dentro? Esattamente, signorina Von Fungen. Ho sentito dei rumori e... Capito? Ci penso io, tu torna in postazione. E sia chiara una cosa, nessuno deve sapere di questo incidente. Io non ho visto niente! Io non so niente! Sono Mario, io penso i miei baffi il 90% del tempo. Voi? Cosa ci fate qui? Quante volte vi ho ripetuto di non entrare dove non potete? Questo è il corridoio, Jesus! Possiamo entrare? Von Fungen, non me la racconti giusta. Ehi, Furfogon. spogliatoio di serie B. Potreste lasciarmi entrare? Salve, Gonzales. Mi hanno appena comunicato di lasciarla passare nello spogliatoio di serie B. Si accomodi pure. Mr. X ha messo una parola per noi? Interessante. Mistero in uno stadio di wrestling. Non lo vedi tutti i giorni. E ho fatto la battuta l'altra volta, è davvero uscito, no, nella descrizione di un video, credo, è davvero uscito un crossover fra la WWE e fucking Scooby-Doo, che è una cosa estremamente ridicola. Ok, BAM! Distrutto il muro. Sorry guys, come state voi tra l'altro? Sei venuto a prenderti gioco di noi? Ci sono anche i Los Hermanos. Cosa è successo, Boom? Hai dimenticato qualcosa? Io odio Swoopistrex, quindi non gli parlo. Gonzales, che sei venuto a fare? Se vuoi combattere, usciamo fuori che ti sistemo io! Poveracci. Oh? Niente qua, vero? C'è un documento lì sopra? Computer nel mondo di Mario. Cioè, vecchio, computer vecchio stile, ma... Beh...
Un foglio con su scritte cose molto importanti. Leggilo, Mario. Gonzales, è un documento sulla gemma stella. Ed anche abbastanza dettagliato, guarda, c'è persino una foto. Chi sarà stato mai a fare questo? Sento puzza di mistero. E se ricordate, era anche una delle leggende di Furfogon. Il fatto di poter rompere il muro, o che... No, dietro il muro dicevano che c'erano cadaveri dei lottatori, vero? Non è proprio così, ma... Qualcosa c'è comunque. Oh! Voi, cosa ci fate lì? Questo è lo spogliatoio della serie P! Voi di serie A non siete ammessi! E avete persino rotto il muro, ma che diavolo combinate! Misericordia! Datemi quell'affare, è sequestrato! Oh no, fate una fotocopia! Qualcuno! Fuck. Spero che l'hai messo in memoria, Mario. Antipatica di un'arpia, ora che avevamo un indizio sulla gemma stella. Damn it. Comunque è chiaro che la gemma è nello stadio. La gemma è nello stadio? Ma se qualcuno vuole nascondere la gemma, perché avrebbe costruito la cintura a sua immagine e somiglianza? O è solo una coincidenza? Vabbè, per ora continuiamo a combattere. Penso che ci sta un altro match prima di chiudere. Magari due. Dipende un po'. Vediamo se devo affrontare di nuovo le punginelle rosse. Salve. Gli anticupa, ok. La condizione per vincere il match è non usare le tecniche speciali. Il bello della lotta libera sta proprio negli scontri corpo a corpo, dico bene? Buona fortuna, Roccia. Ok, niente energia stella, tanto ne ho poca. Fammi tirare fuori Gumbella per questo. Gli anticupa sono la squadra di questo tizio. Se sta qua davanti succede questo, non è molto divertente, ma whatever. Lasciatemi organizzare un attimo le tessere. Ok, andiamo, contro gli anticupa! E trovo la mezzo al giustiziere degli inferi, Great Gonzales, e i Koopa del mondo parallelo, gli anti-Koopa. Bizarro Koopa? Forza Mario, facciamoli fuori! Gonzales, ti annichilerò! E battiamo il gong! Gli anti-Koopa, man. Un altro tipo di Koopa esclusivo a... quasi esclusivo a Oolong, insieme ai Koopa Oro. Solo che sono un po' diversi dai Koopa normali. Potrebbe diventare una battaglia veramente tosta questa, quindi devo stare attento. Diamo un'occhiata all'anti-Paracoopa prima. Paracoopa e non Paratroopa per qualche motivo. È un anti-Paracoopa! Un anti-Koopa con le ali! I suoi PV massimi sono 8, la potenza è 3 e la difesa è 1. Senza ali è esattamente un anti-Koopa. A differenza di un Koopa o di un Paratroopa, se rovesciato la sua potenza aumenta. Inoltre può attaccare in un sol colpo te e il tuo compagno. Non so, ma a me sembra una formica. Devi sconfiggerlo subito dopo averlo rovesciato. Io non vedo la formica. Forse. Comunque. Non mi fido a rovesciarli appunto per quel motivo. Magari li rovescerò, ma in un altro momento. Quando sono sicuro di farli fuori. Prima pensavo, visto che sono rischiosi, usiamo questa gelatina preventiva. Per fare un po' di danni e magari congelarli anche se ho fortuna. Nice. Per qualche turno. Yeah. Un turno è abbastanza. Per analizzare. Difesa solo uno, no? È un anti-Koopa, un amico di Koopa. Amico? I suoi PV massimi sono 8. La potenza è 3, la difesa è 1. Questo sembra il tipico tizio che odia tutti gli altri Koopa. Non è l'anti-Koopa? Non sarebbe un tizio che va in un bar pieno di Koopa a rinfacciare a tutti quanto è figo e quanto ha imparato a contrattaccare la debolezza numero 1 dei Koopa? Contrariamente ad un Koopa, riesce a combattere anche da rovesciato. Anzi, quando è rovesciato, la sua potenza aumenta e la sfida si fa più dura. Beh, non è un caso che si chiami anti-Koopa? Cerca di sconfiggerlo subito! Ok. Diamo un bel flip all'anti-Paracoopa. Bam e sbam! E poi dovrebbe morire con l'esplosione del ghiaccio. Stella, 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 stella! Oh, peccato. Boom!
Bye bye. Ok. E ora... posso mostrarvi l'altra tecnica di The Boss che non vi ho ancora mostrato. Lo schianto a terra. Premi ripetutamente R. E poi... il primo che stile... E il secondo... Ah, non sono riuscito a fare il secondo. Vabbè, è interessante, però fa 1-1-1-1, quindi se il nemico ha difesa è praticamente inutile. Fortunatamente l'hanno bilanciato bene, a differenza di Lady Boo nel primo Paper Mario. Lady Boo nel primo Paper Mario aveva lo stesso, diciamo, metodo di infliggere danni di Mini Yoshi. L'unico problema è che non aveva tecniche per perforare la difesa. Quindi era inutile per... i nemici più difensivi, con un pochino di difesa anche solo. Mentre lui ha questa e è indigestione, quindi va bene. Cercherò di non parlare mentre... ecco il secondo che stile. Figo. Di non parlare mentre faccio lo schianto a terra, perché i tasti del GameCube dorsale fanno un sacco di rumore. Il vincitore è Great Gonzales. Che ti avevo detto? È stata una passeggiata. Oh, what? Gonzales! Oh, what? Oh! Oh, che abbiamo qui? Los Hermanos hanno fatto irruzione sul ring. Te l'abbiamo promesso e manterremo la parola. Ti schiacceremo al tappeto. Approfitteremo di questo momento per cancellarti dalla faccia della terra. Come succede a wrestling, no? Gente che arriva a caso, tradimenti, whatever. Non devo rispettare le regole qua, ma per sicurezza le rispetterò. Hanno la stessa identica debolezza di prima. Quindi non sono per nulla un problema. Ho qualcosa per IPF. Facciamo... ma non so, faccio un applauso, whatever, non importa. Au. Con comandi più difficili è un po' difficile difendersi da questi, ma non importa. Voilà, e bam! Bye bye, Los Hermanos, di nuovo. Woo! Voilà. Oh, che sconfitto umiliante! Signore e signori, era proprio lui, il supremo Great Gonzales. Ha rimesso al proprio posto Los Hermanos con uno stile che pochi conoscono. Un saluto all'implacabile, ineguagliabile, imbattibile Great Gonzales. E con voi, gentili telespettatori, ci rivediamo al prossimo incontro. Yeah! Messi a sedere! Ecco la sua ricompensa. Grazie. Sorry, Mini Yoshi, sei un po' stanco. Yeah, settimo posto. Arrivederci. Woo! Oh, un'altra email? Gonzales, un'altra email. Chi sarà stavolta? Beh, per qualche motivo, in qualche modo, Mr. X è riuscito a mettermi una suoneria diversa. Non ficcare il naso dove non devi o la tua vita sarà in pericolo. Un'email intimidatoria? Non mi sembra lo stesso stile di Mr. X. Chi l'avrà mandata questa? E soprattutto, chi sta dando in giro il mio indirizzo email a tutti? Macho Koopa! Vabbè, io vi ringrazio dell'attenzione. La prossima volta continueremo a combattere e si spera scopriremo di più sui misteri che circondano questo stadio. Grazie dell'attenzione e alla prossima. Bye bye!